E comunque, forza Napoli! Un giorno all'improvviso mi innamorai di te. Calcio di rigore per il Milan! Calcio di rigore per il Milan! Vai, va! Vai, va! E la mia allora, i guai, tu sai, te sempre schifata quando ne avuto un dura, ma mo segna! Perché se non segna, da taglia papà a capo! Ma lo guardo insieme a voi! Guardamolo! Vai, qualunque! Mo cacchio da morto! I che da giaritti che sbagliavo! Si strunge! Ma non toccano come uguale! Ma si proprio una merda! Buonasera, voglio Forza Napoli! Come avete visto la reaction del rigore, il rigore decisivo, i guavuto, e sbaglio, quindi mi compulimo a parlare. Di come, di cosa vogliamo parlare? Si sapeva, no? Si sapeva che chi non sbagliava, infatti ce l'avevo detto a mia moglie. Ci ti chiesto sbagli, si erano rigore, gli danno il rigore a Igualota, che poi quel fallo di mano nettissimo, e c'è voluto l'intervento del VAR. Ma era pure indeciso, ma io volessi capire chi lo disegna l'arbitro perché si è partito. Io volessi proprio capire chi lo disegna l'arbitro, Agnello disegna l'arbitro, chi lo, se loro se disegna, ma su mazzolute, no? Allora, voglio partire nel dire, fare i meriti alla Juve perché ha gestito questa partita, perché l'ha vinta con molta facilità questa partita, con un Milan che... sinceramente a mio avviso fa proprio cacà, ma fa proprio cacare il mio... io volessi capire chi ha da vincere, chi ha da vincere se io un tuo campionato italiano. Noi non ci siamo riusciti a Torino, vabbè, ad avere sempre a Napoli. Segnatevi questo video a Napoli, vuol dire che la vita è brutta, ve lo dico io, segnate questo video, salvatevelo, ma a Napoli lo faccio vedere con me c'è pazzo, solo noi e Putimara, solo noi. E l'Inter chissà, chissà se l'Inter è capace con voi a darvelo. Però la Juve questi partiti, parliamoci di tutto schifo sportivo che possa volere, comunque la Juve è forte, la Juve comunque c'ha giocatori di spessore che a partita ta riescono sempre a risolvere. Parlando del fatto di Igualuta, a me sinceramente, come vi ho detto, Igualuta aveva pensato che ci chissimo sbaglio. L'unica cosa che a me mi ha dato fastidio, e voglio far capire pure, mi ha dato fastidio, e credetemi, mi è dispiaciuto nonostante lo schifo, però io voglio far capire che la è lo di Igualuta, e voglio far capire un po' la differenza di quando sta nel Napoli, quando sta nella Juve e quando se ne va in un'altra squadra. La differenza è che quando sta con Napoli venne espulso, gli diedero 2 giornate. Mi ricordo ancora quella partita, era Udinese-Napoli, o Napoli, mi sembra Udinese-Napoli, fu espulso, 2 giornate di squalifica, fu espulso. Nella Juve non è mai, e dico mai, quando si è ammesso che Lucessa ha commigliato un gol, non è mai stato espulso Igualuta, mai stato espulso. Come è andato nel Milan, uguale a Bonucci, a Brito. Che vi dice Domenico Covo? A voi va brucio culo, però è così, è la realtà dei fatti, è la realtà dei fatti. Igualuta si è tolto che la maglia gol, chi Lucessi maglia un gol, perché per me è Lucessi maglia, perché sono tifoso del Napoli, quindi è stato addirittura espulso, cosa che là a mio avviso non ci sta proprio l'ammonizione. Che ammonizione è là su Benatia? Benatia, vi voglio ricordare, allora ve l'ho detto pure prima all'inizio, perché voi siete ignoranti, Anna spiega meglio, ve la devono dire 2 o 3 volte. Ve l'ho detto pure all'inizio che la Juve ci ha voluto poco per vincere questa partita,
Minimo sforzo contro un Milan merdoso. Vai giù. Caro ai milanisti, è così. Un zito buono. Parliamoci chiaro. Mo, attualmente. Però quello che dico io. Bene a te. Se mi hai dato il calcio di rigore. E prima era stato ammonito, no? E mi ha dato calcio di rigore. E per giunta sei andato pure a controllare. Quando pure cecata, secondo me, guardavano quel fallo di mano, si è andato a vedere il VAR, proprio vergognoso. Tu hai ammonito e per protesta hai espulso Higuaín su Benatia. E Benatia, che dal calcio di rigore non doveva più giocare, perché doveva essere espulso per doppio giallo, perché gli hai dato pure il calcio di rigore e quindi doppio giallo. Come mai non me l'hai cacciato? Perché si usano due pesi uguali, però due misure? Per quale motivo? Mo dicite a me. Ecco, questo è Higuaín, questo che devi capire. Il potere. Il potere. Chi stai? Questo è il potere. Quando stai da Napoli, vieni espulso e ti danno due giornate. Quando vieni, stai nella Juve, non vieni espulso, come la stessa cosa, pure Bonucci, un dranghetista, pure Bonucci. E poi quando te ne vai nel Milan, mo sei andato nel Milan, come Bonucci, vedete, ammonizione, espulsione, di tutto e di più. Ma come ti metti che lucesse un gol, sei immune a tutto. Mi sono spiegato e non mi venite a dire che non è così. Vi ho portato conti alla mano. Higuaín, Udinese espulso due giornate, Juve mai stato espulso, Milan espulso Higuaín per proteste, quando nella Juve ha protestato molte volte con l'arbitro, mai stato espulso. Pigliatevi informazioni, prendetevi informazioni. Questo non è rosicamente, perché vi ho fatto pure i complimenti, che avete meritato un minimo sforzo contro un Milan merdoso. Parliamoci chiaro. Andato nel Milan, espulso. Bonucci la stessa cosa. Nella Juve fa che la boys, perché Agumannis, come se n'è andato nel Milan, Bonucci era uno qualunque. E munizione, espulsione, mi sembra che un'altra volta Bonucci venne espulso, mi sembra, nel Milan, ho conferma, venne espulso nel Milan, ciò che sta a significare? È un caso? Su due giocatori? Su due giocatori è un caso? Non è un caso, è giù. Non è un caso, è inutile che vi nascondete dietro al panno coperto di merda, perché si sente a puzzo, ma te capite che voglio dire? È inutile che vi coprite dietro un panno, perché si sente sempre a puzza vostra, a puzza e merda. Ma ciò, vi ripeto e ve lo dico un'altra volta, perché oggi siete ottusi, avete strameritato. Però anche da dire che gli episodi possono cambiare pure una partita mentalmente. Pure questo è da dire, perché se tu mi cacci bene a te, chi l'ha sbagliato il rigore, va buona, a lota, va buona, ha sbagliato il rigore. Ma si può sempre, anche se avevo i miei dubbi, contro questa Juve qua, contro questa Juve qua. Spero di essere stato chiaro. E non mi fraintendete, spero. Però a voi va brucio culo la verità, a voi vi brucia il culo. La verità è purtroppo è Domenico Covù, la verità, a sbatte in faccia, a sbatte. E voi siete quelle là che non capiscono, che ve l'ho detto, offendete, augurate la morte, il male, che siete schifosi per il calcio. Siete merda, non potete mai capire. Avete capito o no? Non potete mai capire, mai e poi mai, perché voi mi soffrite tanto, l'ho sempre detto, ma ormai che sia parola, per chi mi soffre magnatevi il limone, magnatevi perciò, magnatevi il bel sano sano e muti, perché va votta in docess a uno, muti. La verità fa male, brucia il deretano, la verità, quando bruci il deretano fissano,
oppure bepantenol, che si usa per un coppia di tatuaggi. Bepantenol è meglio, bepantenol ammorbidisce di più l'ano. Vabbè, ciao, voglio un bacione. Ah, a proposito, no, quale bacione? Voglio ricordare una cosa, poi concludo subito. E dici, ma tu ti sei affannato con questo Genoa, i fratelli genovani, a fa 5 gol quando buio, secondo me è venuto a fare scampagnato, l'ho sempre detto, Genova. E mo che hai fatto? Mo che hai fatto? Che hai fatto? Che hai fatto tu? Mannaggia cattivone, che ti sei preso 4 polpette, 4 limoni, zucuse e zucuse. Già tu ci ha massacrato una notte di 3 chilometri. Il campionato è sempre lungo, per carità, lo so. Ma che ha fatto? Mannaggia miseria, interista, ma come bella e buona. Bergamo ti ha pigliato 4 limoni al bacio, zucuse e zucuse. E io godo, io godo, già godi. Per forza, devo godere per forza, è normale, fa parte del gioco e del calcio, sano, bello e genuino, lo sfottò senza ad andare a offendere, godo che c'è fa, 4 limoni in deri, 4, al bacio, bello zucuso zucuso, è bello bergamasco, ciao, al dente. Ciao a tutti, un bacione sempre e solo forza Napoli, perché tutto riesce a munnezza e sicchero. Ecco che fa, ciao a tutti, forza Napoli. Salute!